Da bianchi a blu saranno 311 gli stalli del lungomare che cambieranno colore dal 1 giugno fino al 15 settembre e diventeranno a pagamento 7 giorni su 7, festivi compresi dalle 8 alle 20. Si pagherà 1,20 € all'ora, ma più sarà lunga la sosta e meno sarà la cifra necessaria. Ad esempio, l'intera giornata costerà 10 €. I lavori sono cominciati in zona Sassonia, dove sono previsti in totale 195 stalli blu, sia lungo via l'Adriatico, sia nei tre grandi parcheggi in direzione Porto. Inoltre 25 saranno riservati ai disabili e 13 al carico e allo scarico delle merci. Domani invece ASET inizierà l'intervento anche al Lido di Fano, dove sono previsti 116 parcheggi a pagamento, oltre a 10 per i disabili e 3 per lo scarico delle merci. Alla fine della stagione poi verrà mantenuto il colore blu delle strisce, ma i parcheggi torneranno gratuiti. Si tratta di una rivoluzione voluta dal comune di Fano e annunciata già da tempo, ma che non piace ai commercianti che abbiamo sentito questa mattina. Vi sentite penalizzati o siete a favore? Sicuramente è una cosa che penalizza noi esercenti, comunque sia anche per noi che veniamo a lavorare, sinceramente. Cioè, chi viene a lavorare qui è costretto a prendere la macchina, deve spendere praticamente la metà di quello che ha lavorato per il parcheggio, non mi sembra affatto giusto. In più i parcheggi non è che sono chissà quanti, mettiamoli anche a pagamento, è un po' una cosa che ci va contro, insomma, quindi no, non sono per niente d'accordo. Non siamo contenti perché perdiamo il nostro lavoro. E già è un periodo difficile, no, da affrontare. Oltre che con il Covid è stato un periodo molto, molto difficile e non vorremmo che quest'estate sarà ancora più difficile per questo modo qua. E io con i miei colleghi sono molto legata, ecco, per non avere il parcheggio a pagamento, perché ci può danneggiare molto, questo sì. Io avrei evitato, visto anche l'esiguo numero dei posti, di fare le strisce blu. Io avrei fatto molto meglio dei parcheggi tipo zona campo aviazione con delle navette continue che consentono la mobilità continua di chi vuole venire in spiaggia e sta fermo tutto il giorno. Perché ho letto le tariffe, per esempio, per stare un giorno fermo ci vogliono 10 euro. Già uno che viene in spiaggia, spendere 10 euro solo per il parcheggio non mi sembra poco. Noi già subiamo comunque rispetto ad altre città, abbiamo una brutta situazione anche con l'arredo urbano, specialmente quella a Sassonia, quindi quello si poteva evitare. Però se ormai questa è stata la scelta definitiva, bisognerà che il Comune trovi una soluzione per i residenti e ci si penserà poi successivamente. E il cambiamento in atto sul lungomare di Sassonia non piace neanche ai residenti, tant'è che qualcuno, ci hanno riferito, ha organizzato anche una raccolta firme. Nel frattempo proseguono i lavori nella strada parallela in viale Dante Alighieri, dove il comune ha avviato una riqualificazione per evitare la sosta selvaggia e i parcheggi a spina di pesce. Gli stalli infatti saranno paralleli alla corsia di marcia, lasciando a lato monte un percorso di 3 metri per i pedoni. Ha studiato, mi sa, io penso che hanno studiato, minimo hanno fatto l'università. Sì, perché è una cosa che qui, non lo so, uno che ci arriva un pochettino deve capire una cosa, che qui già innanzitutto ci passano le barche, che già è un problema con le barche, quelle grosse. In più adesso che ci mettono addirittura i parcheggi a pagamento, penalizzano innanzitutto a chi ha un'attività qui, perché tanto vuoi o non vuoi, penalizza, perché uno che dice non ci va, cercano un altro posto. Io non lo so chi è a favore, boh. È un residente? Sì, in via Dante Alighieri. Purtroppo i palazzi sotto ci abbiamo dei garage, però i garage erano strutturati una volta per mettere una 500, quindi i posti con una macchina come sono adesso un po' non ci sono più, dobbiamo mettere le macchine fuori. Allora, con tutti questi della fila qua, tutti quelli della fila là, io vorrei dire alla giunta, per cortesia, fateci dei parcheggi anche noi dove possiamo mettere la macchina, perché il problema è dove mettiamo la macchina. Che cosa ne pensa dei parcheggi a pagamento? Diciamo, è un po', secondo me, è troppo esagerato. Magari sarebbe bello mettere con il disco orario, no? Essendo però controllati. Io poi fra l'altro faccio parte di un'associazione che i ragazzi disabili dovrebbero, va bene, hanno il loro posto, però non sono molto sufficienti, diciamo, dovrebbero essere un po' di più, specialmente adesso che viene l'estate, eccetera.